Qui perché giustamente di tradizione di mio padre, no? Mio padre aveva lavorato qui, mi aveva fatto il posto di lavoro qui e... Prima non c'era niente, c'era solo delle strade non sfaltate, terra battuta, i muri, i carri. Tutto. La gente non voleva lasciar scavare perché gli serviva il fieno, ma hanno detto che dovevano fare perché scopo militare. Allora hanno cominciato a scavare e c'ero anch'io, pala e picco e le carriole per portare via la terra. A 17 anni che avevo, ho fatto 6 anni portatore dei viveri prima delle funivie a Rifugio Torino per mantenere il rifugio. Dopo ho cominciato qui le funivie per fare questo scavo dal 38-40 e di lì ho lavorato fino a 60 che mi hanno mandato in pensione. Quando mio padre lavorava qui, che avevo 2 anni di età, mi aveva già portato quassù. Ho fatto per 37 anni qui, sempre su questa azienda qui, sempre su questi impianti qui. Ho cominciato il 16 novembre del 61 a bucare biglietti, come vi ha raccontato lui prima. Poi dal bucare biglietti, poi ho fatto il vetturino, ma il resto l'ho passato qui. Avevano cominciato la guerra e qui funzionava già per arrivare a Torino la funivia e hanno tagliato il cavo grosso di 36 tonnellate. Non c'era nessuno in vettura, ma tagliato il cavo. Con la creazione di mio padre e con altre persone hanno ritirato sulla fune tutta attorcigliata qui, hanno fatto un giunto al Rifugio Torino, che questo giunto ha durato per 20 anni, già quando c'ero anch'io, e ha funzionato con un giunto perché la portante era un po' accorciata, no? Questa poleggia qui è stata sostituita, è stata portata su tutta intera, è stata entrata qui dentro per così, su e infilata dentro perché è un pezzo unico. Sono stato una settimana bloccato qui da solo. Era venuta una bufera di 300 km all'ora al vento. Aveva preso la fune da quella parte e l'aveva buttata giù da quel pilone che abbiamo visto in campata, c'è un pilone che appoggia nelle funi, l'aveva buttata e agganciata nelle rocce. E non si poteva più muovere la funivia. Non si poteva più muovere per quello e in più per il vento che c'era qui, che non si poteva più funzionare. Sono stato qui per rimanere un giorno per un mio collega che aveva bisogno, che aveva una casa, e sono rimasto 8 giorni, senza più riscaldamento, senza più niente. Il direttore era un po' preoccupato, sapendo che ero qui solo in una settimana, sa, perché non avevo più nessun contatto di niente, qui non c'era più il telefono che funzionava perché le batterie si erano scaricate dal freddo. Ma il mangiare si teneva sempre della scorta, eh. Poi quando si è in solitudine così non è che si mangia più tanto, perché ti senti un po' solo. Poi c'era
c'erano 10 gradi sotto zero qui dentro, dove abbiamo l'alloggio lì dove si dorme e si mangia, c'era 10 gradi sotto zero. Avevo una bombola del gas, però il tempo era brutto, il gas quando il tempo è brutto non brucia bene perché brucia l'ossigeno, allora lo tenevo acceso mezz'oretta, spegnevo e non avevo più acqua, facevo sciogliere anche la neve per fare il tè, per fare un po' di caffè, quelle cose lì. E poi a fine settimana è cessato il vento, e come è cessato il vento è arrivato l'elicottero a vederne come stavo, come non stavo. Non si è posato perché qui non poteva posarsi, ho fatto segno che stavo bene. E ho visto come io si è schiarito il tempo, mi ha già aiutato moralmente, no? Era un lavoro che mi piaceva fare, lo facevo proprio con passione. Mi soddisfava farlo, è una tradizione, no? È una cosa che non succede, non è successo a altri qui, tranne che a me, di tramandare da padre in figlio, no? È stata una cosa che ancora adesso vede anche mio padre, gliel'ha detto che è contento, no? Che il mio figlio ha preso il lavoro. Qui che mi volevano ancora tenere, ma siccome avevo diritto alla pensione e ho detto meglio che me la prendo,